E allora trasportiamo il tesorino. Sì, signore. Questo momento è solenne, uomini. State in formazione. Comportatevi bene. Adattarsi, mi raccomando, non dobbiamo destare sospetti, ripeto. Non corriamo, non facciamo niente. Ciao, stronzo. Che poi c'era un'altra guardia lì. Volevate attirare l'attenzione, ce l'avete. Questo è il mio turno di guardia, buffone. E qui io sono il re. Non ho fatto nulla. Non tollero che un idiota turbi l'ordine. Ora sparisci, stolto. Un altro turno lungo, vero Matteo? Ti faccio ammazzare. Forse dovremmo fare un salto dalla signora a vedere. Cioè, perché ho urtato uno con la cassa, ok. Va bene. Urtalo tu, che così... Ah, lo trapassa, capito. Fantastico. Bene, basta stare fermi. Oh, non c'è nessuno con le casse. Mo che passo io, tutti con le casse. Rammenta tutti i cittadini di non mangiare il pescato dei canali. L'avviso deve obbligatoriamente essere divulgato anche a tutti i visitatori della Serenissima. Ok, siamo quasi in fondo, su. Stanco di calzature che non ti isolano dalla strada. La pioggia rende i piedi umidi e avrete per tutto il giorno. Forse è il momento di provvedere al tuo benessere. Vieni tagliato, certo troverai. Così pesante il coso? Ah, Rodrigo. Dovrebbe ammazzarlo adesso. È vero che non sarebbe niente facile poi per le conseguenze che ci potrebbero essere, però. Ce l'avete davvero? Poteva davvero ammazzarlo adesso? Certo che no. Tutto è filato liscio. Abbiamo seguito i vostri ordini esattamente come indicato. La missione a Cipro è stata più difficile. Troppo scaltro. Da quanto tempo? No. Cos'è su... No. Lasciatelo a me. Ho aperto la mappa a caso, ok. Ebbene, lui dov'è? Chi? Il tuo profeta. Non sembra sia apparso nessuno, Rodrigo. Quante persone sono... Sono io il profeta. Per il contenuto di questo scrigno. E guarda, non c'è nessuno. Tu sostieni di non credere, eppure sei venuto. In che senso? Bullshit. Il profeta è già qui. Sono io il profeta. Sono io il vostro profeta. De Laurentiis direbbe così. Aspetta che io bisogna però di prendere. Ma com'è possibile che un vecchio flaccido e bavoso come lui sappia combattere? Non ha senso. Io posso capire con la mela, però... Minchia, dura a morire proprio, eh. E muori, cazzo. Così, affonda. Devo ammazzarlo qua. Sei venuto da solo. Dove sono tutti gli altri? Quali altri? Non ne sai proprio nulla, vero? Guardie! Meno male eravamo da soli, eh? E si ripristina la sua vita, fantastico. Attacchiamolo insieme! La mia non l'avresti ripristinata, però, eh? La via di fuga, come quella notte ad alba, capito? Venga, ma oh! Vabbè. No, Siri che impazzisce. Vabbè, Siri che mi complica già di più i piani di quanto siano già complicati di suo. E fagli un contrattacco a modo. Oh, così. Oh, come ha fondato qua, bravo.
accolto Rodrigo Borgia. Beh, dovrebbe ammazzarlo adesso Rodrigo, dopo quello che gli ha fatto. Non lo scalfisci questo. Infatti voglio prima lui. Più soddisfacente. Girami la visuale, grazie. Ok. Siamo rimasti io e te, va. Zio! Niente paura, nipote, non sei solo. Finalmente, un 2 contro 1. Il volpe. Che ci fai qui? Noi potremmo farti la stessa domanda. Noi. Bartolomeo e Antonio. Non lasciare che Borgia fuga con lo scrigno. Avanti! Ma non la volpe, Borgia! Morrete. Italiano antichissimo. Fatevi sotto, codardo! Tutti insieme! Ma perché non tutti contro Borgia, tipo? Si poteva far così? Sei fatè. Non puoi fermare ciò che è scritto. E cosa è scritto? Che sei una testa di cazzo. Ecco cosa c'è scritto. Scusate il termine, ma mi è venuto dal cuore. Guardate, amici, il nostro eroe ormai è un vero guerriero. Provochi la volpe. Dovremmo farlo bene. Devi finirlo. Cioè, 3 volte gli sei ripristinato la salute, sto qua. Questo è per mio padre. Come sei? Madonna. E gli altri dove sono andati? Fuggito. Ma abbiamo ciò che volevamo. No, devo inseguirlo. Devi proprio? O sei qui per un altro motivo, figliolo? Teodora, che cosa fate tutti qui? Forse siamo qui per il tuo stesso motivo. Vedere apparire il profeta. Machiavelli. Sono qui per uccidere lo spagnolo. Non mi importa del profeta. Non è mai apparso. No? Ma tu sì? Poco ateo lui, eh? Era stato predetto l'avvento di un profeta. E senza che lo sapessi, tu sei qui. Forse eri tu quello che cercavamo fin dall'inizio. Come? Voi chi siete? Niccolò Di Bernardo dei Machiavelli. Sono un assassino, addestrato secondo gli antichi usi per salvaguardare l'umanità. Proprio come te. Manca Lorenzo il Magnifico, però. Siete tutti assassini. Paola, la volpe. Nipote, è la verità. Per anni ti abbiamo guidato insegnandoti tutto quel che devi sapere per far parte del nostro ordine. Penso sia il momento. È fatta, ma non è ancora finita. Vediamoci qui al tramonto. Pixelatissimo. La texture, cazzo. Vale colo un munchine. Queste sono le parole dei nostri antenati, il cuore del nostro credo. Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda. Nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale o alla legge, ricorda. Tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo assassini. Nulla è reale, tutto è lecito. È il momento, Ezio. Oggi non seguiamo più i testi alla lettera come i nostri antenati, ma il giuramento resta definitivo. Sei pronto a unirti a noi? Lo sono. Farà male solo per un attimo, fratello, come tante cose. Mi fanno il tatuaggio. Benvenuto, Ezio. Ora sei un... sul dito. Vieni, c'è molto da fare. Lap of Faith. Salto della fede. E dopo Antonio, andiamo noi.
Finisce qua l'altra sequenza? Mi sa di sì, sapete? Abbiamo ottenuto la mela. Cappa veneziana ottenuta, così non siamo ricercati a Venezia. Sequenza 11, cortissima, ragazzi, cortissima.